volete far arrivare? Possiamo partire? Sì, sì. Ce ne siamo. Ok, pronto? Mister, io stamattina nel pezzo sul giornale avevo scritto arriva ritorno a Crotone, Mister Colini, di cui ricordiamo l'organizzazione, il grande ordine che mette in campo. Oggettivamente oggi però abbiamo visto un Brescia confuso e con veramente poco ordine, che non è riuscito neanche a sfruttare, cercando di allargare il Crotone, la superiorità numerica. Ma riordiniamo il filo della partita e come siamo arrivati a questa gara. Sia per noi che per il Crotone è stata una settimana dal punto di vista fisico intenso, perché abbiamo giocato sabato, martedì, venerdì, e oggi parlo adesso della mia squadra. Complessivamente è mancata lucidità, e questo non ci ha permesso nella gestione a volte della palla di sfruttare gli spazi che si potevano creare. E loro, parlo del Crotone, è una squadra veramente importante per la categoria, dove c'è qualità tecnica, c'è fisicità. Sicuramente il primo tempo dopo il gol anche il Crotone ha costruito 3-4 situazioni molto importanti, ma noi abbiamo sempre ribattuto colpo su colpo. Abbiamo avuto due chance con Bisoli, Torre Rossa davanti alla porta. Nel secondo tempo sembravamo più equilibrati anche nella gestione, il Crotone è stato bravo a trovare il pareggio. In quel momento secondo me abbiamo fatto bene, abbiamo ritrovato compattezza e qualità, siamo ripartiti con coraggio, abbiamo fatto una grande azione sul gol del 2-1, e da quel momento nel grande rammarico nostro si è andato a vedere le 5-6 situazioni in contrattacco unite per chiudere la partita, e non siamo stati purtroppo efficaci. E quando comunque giochi contro grandi squadre, seppur in fretta numerica, mettere un altro giocatore fisico giocando diretto e creando situazioni di pericolo in area, può sempre succedere qualcosa, e purtroppo è successo per noi. Mister, forse c'è da migliorare nell'adattarsi in alcune partite che poi diventano sporche come questa, no? Ma da quel punto di vista l'abbiamo fatta anche la battaglia, e secondo me proprio poi nella gestione della palla, che a volte ci si difende bene se hai qualità della proposta, del palleggio, esci dalla prima pressione avversaria. Giustamente il Crotone ha spinto, come vi ho detto, per me è una squadra veramente di grandissima qualità per la categoria. Penso che la nostra squadra, che era in questa terza partita in 6 giorni, oggi complessivamente dal punto di vista prestativo non eravamo lucidi, perché anche in certe situazioni secondo me abbiamo la qualità per fare meglio. In una partita che è diventata sporca, dove sicuramente non stavamo benissimo, l'inerzia ormai era nostra, e grande rammarico, abbiamo fatto il 3-1, perché comunque la squadra non è che è stata dietro a difendersi, è sempre ripartita, ha creato presupposti importanti, siamo andati spesso davanti alla porta, e nell'ultima scelta, nel tiro finale, siamo stati brillanti, efficaci, perché sennò la partita sarebbe sicuramente finita. Gli obiettivi finali particolari, il Brescia ha degli obiettivi a fine campionato, oltre, diciamo, la normale gestione di un campionato tranquillo? Ma io penso che Crotone, Benevento, Palermo, dimentico uno, Verona, siano le 4 squadre che qualitativamente abbiano costruito delle rose per tornare prontamente in Serie A. Poi c'è un lotto di squadre che secondo me può fare molto bene, e metto dentro anche noi, con l'idea comunque di crescere. Abbiamo tanti ragazzi importanti, sicuramente complessivamente dobbiamo migliorare, e oggi si è visto nell'intensità che dobbiamo mettere dentro la partita, che ci consente, alzando il livello fisico, secondo me abbiamo anche la qualità per giocare nella proposta meglio di quanto oggi abbiamo fatto, perché poi questo tipo di lucidità ci è mancato nelle scelte finali, perché sì, è vero che abbiamo sofferto qualcosa, e il Crotone comunque anche in 10 è una squadra importante, ma se poi vado a pensare agli ultimi 25 minuti abbiamo avuto 5-6 situazioni importanti per chiudere. Ecco, visto che lo conosci un po' meglio di noi, che ti dirà Cellino dopo aver visto questa partita? Non lo so, lo sentirò, penso, questa sera, e se l'avrà vista la valuteremo e sentirò cosa mi dirà. Niente di particolare. A posto? Per me sì. Buon lavoro. Grazie mille. Grazie anche a voi.